Presidente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Acquara, ex sindaco di Felitto, oggi è un momento di grande soddisfazione per lei perché inaugura proprio a Felitto la filiale della BCC di Acquara. Sì, ha detto bene, per me è un momento particolare, intenso, perché abbinare la comunità di Felitto, alla quale sono terribilmente affezionato, la BCC d'Acquara che mi sta nel sangue, sono per me un momento davvero importante ed emotivo. Sicuramente per il territorio di Felitto la presenza della filiale della BCC d'Acquara è un momento davvero significativo, perché significa dare ai nostri concittadini servizi continuativi, ai tanti turisti che frequentano in questi mesi il nostro paese, un servizio come quello del Bancomat, che è un servizio davvero indispensabile. Quindi è la conferma che la Banca di Credito Cooperativo di Acquara è sensibile, attenta e vicina alle aree interne, ai paesi al di sotto dei 3.000 abitanti, dove è una delle poche banche che continua a investire ed essere presente con le proprie filiali. Carmine Casella, sindaco di Felitto, sindaco da oggi, Felitto ha una filiale della Banca di Credito Cooperativo di Acquara, un servizio in più per cittadini e turisti. Sì, sicuramente un servizio in più. Per noi è una grande soddisfazione, anche perché la banca BCC di Acquara è presente in modo diverso da 40 anni presso la nostra comunità. È vicino un po' a tutti i cittadini, sia con mutui, sia con accrediti di stipendi, e tenere un servizio in un paese piccolo come il nostro, in cui anche l'ufficio postale attualmente lo stiamo mantenendo, però col tempo è a rischio, avere una presenza così forte di una banca del territorio come la BCC di Acquara è per noi un motivo di orgoglio. Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Acquara, Luigi Scorziello, presidente, inaugura oggi la filiale di Felitto, un grande ritorno su questo territorio di estrema importanza perché puntualmente accoglie tanti turisti. Assolutamente sì, diciamo che non è un ritorno, è il miglioramento di quello che già c'era, perché qua a Felitto siamo presenti oramai da tantissimi anni, però abbiamo ritenuto di organizzare meglio questo nostro ufficio che tenevamo qui a Felitto. Ovviamente avere una sede in questi piccoli comuni è considerata come banca un costo sociale che noi dobbiamo al nostro territorio per mantenere quella viva, per mantenere quel contatto forte, il legame forte col proprio territorio, perché Felitto è stato uno dei primi comuni che ha aderito praticamente alla nostra banca già da 42 anni fa. Allora lo dovevamo a Felitto, lo dovevamo ai cittadini di Felitto che sono sempre, nonostante le difficoltà che ci sono state pure negli anni, sono stati sempre fedeli alla nostra banca, sono stati sempre collaborativi e quant'altro. Poi effettivamente anche l'amministrazione comunale, un po' in modo alternato, di Felitto è stata sempre vicino alla banca. Ancora un successo per la Banca di Credito Cooperativo di Acquara. Direttore Antonio Marino ha inaugurato oggi la filiale di Felitto. Eh sì, ormai abbiamo ufficializzato questa nuova filiale. È una nuova vecchia filiale perché c'è stata sempre e adesso è diventato ufficiale. Però c'è, al di là dei numeri, al di là della filiale o meno, c'è stato un affetto più che decennale da 40 anni tra la Banca di Acquara e la comunità di Felitto. Questa sera nasce un nuovo percorso, speriamo sempre più virtuoso, anche perché Felitto onestamente è uno dei pochi paesi della nostra zona dove la popolazione non diminuisce. Ci sarà un motivo, e quello, proprio questo è il motivo, che loro hanno saputo mettere in piedi questa iniziativa intorno al Fusillo, che gli sta portando tanti benefici e che ha fatto diventare Felitto una meta turistica a tutti gli effetti. E infatti la BCC di Acquara, la filiale della BCC con il suo sportello, offrirà un ulteriore servizio anche ai turisti che raggiungeranno Felitto. Sì. Ma sì, perché poi c'è il Bancomat, quindi c'è servizi bancari, c'è una domanda che c'è stata sempre e che noi abbiamo sempre assecondato. Tra l'altro Felitto è uno dei paesi dove la nostra banca non ha mai avuto problemi di recupero crediti, questo già è indicativo di una virtuosità che di questi tempi è una virtuosità notevole, insomma, no?
Questo bisogna dare atto. Poi dobbiamo dire che Felitto è uno dei paesi della Valle del Calore dove oggi l'attrazione turistica è più significativa, perché vengono sempre, poi è un turismo non solo estivo ma è destagionalizzato, legato al Fosillo ma legato anche alle grotte, alle gole del Calore, che sono una risorsa ambientale non indifferente. Quindi facciamo gli auguri alla comunità di Felitto e a quello che riuscirà a fare. Stasera c'erano qua tutti i sindaci passati, c'era Antonio Gatto, c'era il professore Donato, c'era Maurizio, e quindi anche questo è un segno di coesione che è fondamentale per un paese che vuole crescere. La coesione è la cifra più significativa.